Ciao a tutti, vado a vedere insieme a voi questi 5 teli riflettenti fotografici. Sicuramente chi è appassionato di fotografia o comunque è un fotografo starà guardando questo video perché magari è interessato ad acquistarli. Andiamo quindi a vederli insieme. Sono, come dicevo prima, 5 teli marcati Zecti. I teli arrivano all'interno di una custodia di nylon con chiusura a cerniera e manico in stoffa, cerniera che non appare danneggiata, una custodia che inoltre dà chiusa a un raggio di 40 cm e che quindi non appare neanche troppo ingombrante. In tutto sono 5 teli dalla forma tonda e che hanno un raggio complessivo di circa 110 cm, ma una volta chiusi ad 8 sono facilmente trasportabili all'interno della custodia proprio per la dimensione davvero contenuta. Abbiamo una cornice di metallo che comunque consente di chiudere il telo senza problemi con una chiusura ad 8. Abbiamo le maniglie di plastica, le vado a mostrare immediatamente. Eccole qua, plastica dura, una e due, dall'altra parte. Abbiamo delle cerniere in alto e un'altra cerniera in basso che ovviamente servono appunto per utilizzare e allestire ovviamente il telo che vi serve a dipendenza di quello che volete fare, e le cerniere devo dire che arrivano integre. Per quanto riguarda poi la funzionalità dei colori, abbiamo allora il colore argento che si trova da questa parte, eccolo qua, lo potete intravedere. Vabbè, comunque quell'argento si usa per i contrasti di luce, quello nero per togliere le luci, poi abbiamo appunto quello color bianco, eccolo qua, che serve per riavvivare le ombre, mentre quello oro utilizzabile per le tonalità calde, e infine quello semitrasparente bianco per le tonalità morbide. Però devo dire che nel complesso i materiali sono abbastanza spessi, non sembrano essere quindi scadenti, a parte ovviamente questo qua in mezzo che è poco spesso, quello per le tonalità morbide. Devo dire che comunque sono utili per gli amanti della fotografia e comunque pratici, visto che il tutto si può ripiegare ad 8, non è proprio immediato, però ci prendete un attimo la mano e si possono quindi portare in giro con tranquillità nel caso si dovessero ad esempio fare delle foto all'aperto. Lo ribadisco che le cerniere sono arrivate integre, visto che comunque avevo letto molti commenti che dicevano che arrivavano rotte, probabilmente c'è stato qualche colpo durante la spedizione che l'ha rotta, però queste qua sono tutte completamente integre. Concludo questo video sperando di esservi stato perlomeno utile in qualche modo, chiudendo il grande riflettore. Appunto, proviamo insieme. Allora andiamo a piegare in questo modo e automaticamente quando pieghiamo, vedete, andiamo a spingere al di sotto, creando quindi, non so se si riesce a capire qualcosa, comunque creando quindi un 8 per il quale appunto riporlo all'interno della confezione. Ecco qua che sono andato a chiuderlo. Ovviamente scordatevi di ottenere la compattezza che ci aveva inizialmente quando avete aperto il prodotto, però come vedete vado a prendere la custodia in mano, ecco qua, può essere rimesso semplicemente all'interno senza alcun problema.